Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti a un altro episodio di questo Let's Play Game Dev Tycoon. Come ci ha suggerito Lauseling e come è stato votato da tutti quanti voi, farò un nuovo gioco che si chiamerà Pino è Sexy. Si può fare, sì, mi prende anche i caratteri così, sarà un bel gioco grande. Fashion RPG, vediamo se ce la facciamo, per PlayStation, anzi no, per PPS, che lo facciamo una volta ogni tanto, dobbiamo farlo medio però per forza, lo facciamo con il nostro nuovo engine, lo facciamo per giovanotti e vediamo un po' che cosa succede. Grafica nuova, vediamo che cosa succede. Intanto andiamo al laboratorio, che non mi mostra perché non potete cliccare. Ci diamo fino a 3 milioni e come vedrete adesso possiamo scegliere quale tra questi tre progetti fare. In molti mi avete detto di fare questo, sto vedendo un attimo perché questo allora hardware, da quello che ho letto, sblocca un secondo laboratorio di hardware dall'altra parte. Internet Opportunities sviluppa i giochi online e cose del genere, ma proveremo a fare AAA Games, che non ho idea di che cosa sblocchi, ma credo i giochi AAA, che sarebbe molto molto grandi, come viene, come vedete da quello che è scritto qua. Quindi proviamo a cercare questo. Adesso ci dice quello che dobbiamo fare, dobbiamo arrivare a 2000 e man mano che noi aumentiamo, come vedete, la gente, possiamo andare fino a 3 milioni e andare al massimo. Intanto Pino è Sexy RPG, che ha una bellissima storia, un engine minimo, e vediamo di darci, intanto mettiamo un po' di cose qua, gameplay, no, questo è l'engine, quindi no. Mettiamo salvataggio del gioco, il gameplay, adesso togliamo un po' di roba. Una bella storia potente e togliamo il mouse, il joystick, il gamepad, anche la steering wheel, lasciamo questi tre, no, non possiamo lasciarli tutti e tre, quindi togliamo la progressione del personaggino, anzi togliamo l'achievement, bon, togliamo tutti e due, facciamo, anzi no, facciamo così così e togliamo questo e aggiungiamo il gamepad e il joystick, il mouse e steering wheel. Non la steering wheel, ok, così dovrebbe funzionare. Ah no, devo togliere ancora qualcosa. Andiamo di togliere, di metterlo più o meno qua. Quindi gamepad, mouse e progressione del personaggino e gli achievement. Engine va bene così, mettiamo alla storia, metterai il nostro specialista, che è uno specialista del design diventato. E così potrebbe andare bene già. Ok, partiamo col primo, vai. Tanto di qua è arrivata un po' di gente. Tanto che di qua vengono fuori, vedete che qua c'è la gente che sta lavorando con 3 milioni al mese. Vediamo se riusciamo ad arrivare a farcela. Intanto il G3 è arrivato anche quest'anno, che ci farà vendere un bel po' di roba. Tra l'altro è un nuovo topic, quindi se continua questo dovremmo avere un bonus anche da quel punto di vista. Vediamo di raggiungere i 2000 qua sotto, siamo a 57 anche. Tanto sono arrivate 754.000 persone. Il gioco comincerà un po' a laggare in questo momento, però siamo quarantesimi al posto. Il gioco sta laggando parecchio perché sta facendo sia una cosa da una parte sia una cosa dall'altra. Devo cercare di capire se è un problema del gioco o che cosa. Intanto è stata annunciata l'Xbox 360, che è questa qua, l'Mbox si chiama. E a quanto pare è quella che compete con la PlayStation 3, che uscirà tra un po'. Dialoghi alto, intelligenza artificiale bassa, vediamo di abbassare un pochino anche il level design. Quel tanto che basta per tenere, allora, dell'intelligenza artificiale non voglio niente, voglio tutta sta roba qua. Vediamo di abbassare quel tanto che basta qua per avere tutte e tre, perché abbiamo anche il body language. E vediamo di togliere, dobbiamo togliere tutto? Tutto tranne loading screen forse? Sì, ok. Quindi mettiamo dei loading screen che ci saranno, che sono gli schermati di caricamento in cui si vedono foto di Pino in abiti succinti. Vediamo di mettere Tanner Watson, va bene lì, Judy Abbott qua, se mettessi lei, anzi lui, scusate, no, mettiamo Judy Abbott, anzi mettiamo Marcus qua, e Jerry Sole va bene lì. Abbiamo detto che se alziamo un po' non ci arrivo. E poi Judy la teniamo per l'ultimo, oppure facciamo così e teniamo Jerry per l'ultimo.
No, mettiamo Jerry qua e va bene così. Vai per il secondo giro. Vorrei cercare di ritornare alla schermata. È questo laboratorio qua che fa laggare in questo momento perché sono due cose contemporaneamente. Quindi intanto il Nintendo 64 non è supportato. Io vorrei cercare di tornare alla mia schermata. Ci sono troppe cose on screen in questo momento. Aiuto, vorrei cercare di vedere il punteggio. Ah, ok, ci viene detto dello specialista che appunto è una cosa che possiamo fare. Intanto Billy Ballo ha raggiunto un milione di copie. Aiuto, fatemi andare di là. Il gioco è impazzito. World design al massimo, suono al minimo, perché non vogliamo tanto una cosa, mettiamo pure il suono mono. Vediamo di aggiungere tutto quanto e vediamo che cosa riusciamo a mettere. Probabilmente dovrò togliere un po' di cose. Mi interessa l'economia, ma non mi interessa una ricca backstory. Grafica mettiamo qua, non possiamo mettere il 3D stereoscopico. Esatto, se volessi il 3D stereoscopico dovrei togliere questo, immagino. Ah no, perché ho messo board design al massimo, quindi togliamo pure il 3D, mettiamo l'economia virtuale e mettiamolo qua. E potrei anche lasciarlo così, vorrei mettere... Allora, Marco sulla grafica mi sta bene, metto lo specialista per il world design, no, metto lei per il world design. Anzi, metto lui qua. No, metto lei per il world design e per questo mettiamo il nostro specialista per il suono. Non è ancora uno specialista, però ci potrà arrivare. Ditemi che posso andare di là. Niente, sta andando troppo veloce. Vorrei passare di là. Aiuto! Ok, ce l'ho fatta forse. Intanto il mercato si è normalizzato e vedo anche un 6, anche se ho visto tante cose molto alte tra le varie cose che si possono cliccare. Mandiamo pure in vacanza questi due nel frattempo. Abbiamo un quasi 600 e un 267, loro vanno in vacanza e adesso vediamo di gestire tutti i bug. Tanto l'hype è molto alto anche se non ho usato marketing. Almeno non ho potuto usare marketing praticamente. Qua siamo abbastanza avanti nella ricerca, siamo già a 624. È uscito al mercato giusto giusto, Billy Ballo ci ha fatto vendere quasi 16 milioni di guadagni. Ok, abbiamo questo finito, quindi finiamo pure il gioco. Vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo un nuovo record di design. Tutte le cose possibili tranne il trend match e Jerry Sole che fa un livello. Tanto è aumentare un po' di cose, possiamo anche fare gli special training. Qualche cosa di nuova, quindi prendiamo, credo che Jesse forse il nostro migliore, no, Research 382 e Research, no, Train. Tu hai 4,43, quindi tu sei il migliore a ricercare le cose. Intanto vediamo cosa riusciamo a prendere. Aiaiaia! 7, ok. Forse riusciamo a stare su 7 di media. 7, 8. Su. 7, 25 in teoria. Vorrei ricercare la nuova grafica con te subito. E nel frattempo facciamo qualche contrattino. Vediamo quante copie riusciamo a vendere. 100.000 copie mi sembra. Sicuramente 100.000 copie, adesso vediamo se riusciamo a raggiungere. Intanto abbiamo venduto 1.400.000 dalle vendite. Il problema è che questo costa 3 milioni al mese, quindi no, forse ce la facciamo. Intanto è uscita l'Xbox 360, quindi potete suggerire ancora nei commenti qua sotto. Nella seconda settimana abbiamo venduto già molto di più. Product placement, vediamo un po' che cosa si tratta qua. Ah, ok, significa mettere qualcosa di marketing all'interno dei nostri giochi. E no, lasciamo stare, dai.
Per adesso lasciamo stare. Ok, intanto continuiamo a fare un po' di questi. Le copie funzionano, la ricerca continua ad aumentare. Qua intanto possiamo andare avanti facendo un paio di nuovi lavoretti. Intanto che Pino e Sexy sta vendendo. Non ne ho fatto neanche un sequel, cioè. Perché già Pino e Sexy c'era Pino Agente 49, che non ho, di cui non ho fatto un seguito, perché questo è proprio un altro tipo di gioco, un fashion RPG. Continuiamo un po' e continuate a suggerire qua nei commenti, perché sto trovando dei commenti molto interessanti e votateli, votateli, votateli. Manca giusto un lavoro che farò adesso e poi direi che possiamo attendere questa ricerca qua magari, che ci siamo anche quasi, per fare un nuovo gioco. Forse farei anche un nuovo gioco, magari un sequel in questo giro. Vediamo intanto se ci fa guadagnare. Ci ha fatto guadagnare 6 milioni e 7, 7,25 di media per PSP, che ha funzionato bene abbastanza. Ok, e quindi ci vediamo al prossimo episodio di questo Let's Play Game Dev Tycoon. Continuate a suggerire, perché ricordate, voi siete i protagonisti. E io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!